Mister Daidola, allora quest'oggi una partita che comunque non era facile contro una Pordenone in forma, è arrivato un bel 4-1. Come valuta la prestazione dei suoi? Siete stati bravi soprattutto a rispondere allo svantaggio immediato e a rimettere la partita sui vostri binari. Sì, i primi 10 minuti di entrambe le frazioni di gara non mi sono piaciuti, infatti abbiamo preso un gol e abbiamo lasciato a loro nei primi 10 minuti qualche iniziativa che non doveva essere lasciata come approccio alla gara. E poi come altre volte questa squadra che con tutti gli infortuni e le situazioni che sta vivendo ha tirato fuori una prestazione di altissimo livello sotto tutti i punti di vista, credo che il risultato non sia mai stato in discussione, e quindi è una vittoria meritata, è una vittoria che ci dà altri 3 punti molto importanti per continuare il nostro cammino. Ci tenevamo a fare bella figura in casa, perché era un derby, perché comunque la vittoria qui mancava da qualche tempo e in qualche altra partita eravamo stati meno brillanti, però questo gruppo sta facendo veramente delle cose splendide. E come ho detto tante volte, è un gruppo che ha delle grandissime risorse umane e delle risorse tecniche che secondo me ad oggi non sono ancora totalmente espresse, in virtù dei giocatori che mancano. Devo anche dire che chi oggi si sta adattando. Io solitamente non spendo parole per i singoli, ma credo che Barale stia facendo un campionato di grandissimo spessore. È un ragazzo che si è adattato a quel ruolo anche se l'aveva fatto e sta giocando con una sicurezza e un'intelligenza che non mi stupisce perché è un ragazzo dai grandi valori e sta facendo veramente un campionato strepitoso. Come tutti i suoi compagni, d'altronde, perché stiamo facendo bene e dobbiamo archiviare questa partita con grande soddisfazione, ma in fretta, perché domenica ci aspetta una partita molto difficile. Ecco, oggi a livello offensivo siete stati letali con il gioco in verticale, no? Ripartenza in gioco in verticale, Casolla in particolare, Giglio molto bene, ma anche sugli esterni, no? Siete spesso lanciati avanti, quindi insomma molto bene. È il frutto di un'identità che cammin facendo si sta radicando in questo gruppo. È un gruppo che lavora sempre con grande gioia di venire al campo, ma anche con grande attenzione. Oggi hanno sbagliato veramente poco. E tutti i gol sono venuti da situazioni che sono frutto del lavoro e frutto anche delle capacità personali, perché oggi Giglio ha fatto una partita veramente esemplare, ma come tutti i suoi compagni, forse meritava anche un gol in più. Il fatto che quando un giocatore esce all'85esimo si rammarichi perché voleva ancora essere protagonista nella gara è un segnale importante per me. Quindi hanno fatto tutti molto bene e basta. È un derby che abbiamo vinto con grande merito, facendo un buon calcio, dando sempre la sensazione di essere in partita e padroni della gara e con l'atteggiamento giusto. Chiedo allora solo una cosa ancora sulla classifica che adesso comincia, diciamo, a essere interessante, non so, anche se ovviamente è un campionato lunghissimo, però buoni segnali anche dalla classifica. Ma da noi ai playout ci sono 7 punti, quindi è un campionato talmente equilibrato che non ti permette mai di staccare la spina, cosa che i ragazzi stanno facendo molto bene, ma credo che in primis io debba dare un input di grande umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo, cercando di recuperare i giocatori che oggi sono fuori in maniera definitiva e avere poi nel giro di ritorno la rosa al completo. Una classifica che fa molto piacere perché siamo in una condizione di classifica assolutamente piacevole, forse insperata per tutto quello che ci è successo, e questo
è solo merito di questi ragazzi che stanno facendo ad oggi e fino adesso un campionato veramente importante.